Ogni donna merita di splendere. Buongiorno. Allora, oggi provo a fare un vlog. Sì. È da un po' che non faccio video che non siano spacchettamento, però oggi c'ho la Vonday. Stavolta dovrei riuscire ad andarci. Vabbè. All'altro era un pochetto impossibilitata e diciamo che non ci stavo con la capoccia. Comunque, scusate la voce da trance, ma mi sono appena svegliata. Allora, ho chiesto alla mia responsabile e mi ha detto che posso girare. Quindi proverò a fare vlog. Così si dice. Solo che io sto in coma. Cioè sono tipo le 8 del mattino, io sono andata a letto alle 3 perché ieri sera sono andata a lavorare. E mi sono struccata, però mi sa che sono tipo un panda comunque. Perché diciamo che non è che ci stavamo tanto a capire. La domanda esistenziale è: mi trucco o no? Fanno tipo 33-35 gradi. Io non ho mai voglia di truccarmi la mattina. In più sto in coma. Che faccio? Bella domanda. Mamma mia, ma la mattina so così. Mamma mia. Comunque, vabbè, quindi vi porterò a questa Hyundai sperando che riesco pure a fare qualcosa in macchina, che non mi casca il telefono 800 volte. E niente, quindi poi vi presenterò anche la mia responsabile, mi fa molto piacere perché è una persona stupenda. E niente, a dopo. Vediamo se mi trucco o Io la mattina c'ho voglia di parlare, io non so voi. Ma proprio niente, comunque sto a fare un po' la colazione, due biscottini e un succo di frutta, proprio al volo. Mi fa strano non prendere le pasticche, perché ho cambiato terapia da poco. Poi vi farò, perdonami, ve lo dico, giuro, troverò la voglia e il tempo di farlo, il video sul diabete. Mamma mia, ma come fa gente a fare vlog la mattina? Ma come gli va? Cioè, mi fa piacere, perché dai, io mi sto a puntare la pistola, né niente a nessuno. Però io sono coma la mattina, a me. Oddio. Unicorno e. Ma se poi ho quasi 33 anni e ancora dei brufoli. Che rischio. Vabbè, va. Se no non esco più. Mangio, poi vediamo se mi. Vabbè, me lavo, mi pare ovvio. Mi trucco. Non lo so se mi trucco. Mo vedo. Se vedete il video non so più. Cioè, no. No, cioè fa veramente troppo caldo. Sono tipo le 9 e mezza, faranno già 30 gradi. Io sono tutta sciolta. Allora, come potete pseudo notare, mi sono data una decentata. Questo c'ha le quattro frecce davanti a me. No, cioè. Fa troppo caldo. Comunque, mi sono messa una CC cream. Così quella dell'Avon, quel vecchio packaging, così ho l'idratazione, il nutrimento, la protezione, perché è protezione 50 che a me serve, una botta di ciglia perché sudo, ma tanto inutile perché io penso si sia già sciolta. Ho aggiustato le sopracciglia, un po' di mascara, un blushino pesca, mi sono messa il Berry Blast, però sotto quello matte, molto scuro, però l'ho tolto tanto con la salvietta, ho lasciato un alone. Tuttavia manco stampa, sembra diventata tipo una tinta così. Allora, scusate se non riesco a mettere il cellulare dall'altro verso come dovrebbe stare, ma se no mi casca, quindi o così o così. C'è anche la panza, saluto dalla panza, ciao bella panza, ma più di così non si usa, e probabilmente cascherà pure, quindi boh, speriamo bene. Che bello, si sta abbassando la benzina, meno male.
Maurizio Gattolza. Allora, io devo stare per forza con i finestrini aperti, quindi spero che mi sentite, poi controllerò in qualche modo. Manco uno, due modi. Comunque controllerò in qualche modo sperando che mi si veda e mi si sente, questo sole io non vedo una ceppa. E comunque sto andando alla Vondei, vi presenterò la mia responsabile Carmen. Oggi si parlerà, visto il caldo, di solari, di protezione, di pelle. E poi vabbè, aggiusteremo come organizzarci le vendite d'estate, eccetera eccetera. Mi sembra anche parleremo anche di profumi. Allora, a me piace molto andare all'incontro Avon. Questi Avon Day, che appunto come sapete ci stanno da un po' di tempo, sono per tutti, quindi per clienti, per presentatrici, per chi più ne ha e più ne metta. E più ne ha più ne metta. Però a me mancano quelli una volta al mese, che secondo me era meglio, conoscevi meglio le tue colleghe, i prodotti, potevi chiedere più cose, avevi un po' più tempo perché ti vedevi una volta al mese. Però io devo, sono una ceppa, io sono molto fortunata perché alla fine ho una grandissima responsabile super mega presente, quindi io vado scialla, però mi rendo conto che molte presentatrici non hanno sta fortuna, diciamo così. Pure il traffico di sabato mattina, ma perché? De sabato mattina a giugno, cioè, ma beh, basta, no? Ma partite? No, vabbè, io sto veramente schioppando di caldo. Io voglio l'autunno, io con l'autunno sto bene. L'autunno è carino. Cioè mi piace andare al mare, andare al lago, a nuotare. Però non mi piace sudare. E io sudo tanto, sicuramente si vedrà. Io mi vergogno pure. Sono una pazza isterica. Comunque, vabbè, chiacchiera buffo, io mi avviaggio, ci vediamo dopo. Una volta l'anno c'era un pranzo e andava, era club del presidente chiamato. C'è questo che bella cremone da 200 ml che ha la finitura scintillante, quindi se siete abbronzati in spettizia molto la spa è proprio di lusso, sono le creme un po' proprio da coccola. Qui abbiamo dei minerali che aiutano sempre a ristrutturare la pelle,
Salutiamo pure lei. Saluta, ciao. Beh, ciao a tutti. Allora, abbiamo finito la One Day e quindi... Ciao a tutte. Lei è Carmen, la mia responsabile, la mitica zona 604. Yeah! E ve la presento, finalmente vi dico che tra un po' organizzeremo dei video insieme. Sì. E intanto vi presento pure le altre, le Avon Leader. Al volo, che non vogliono, ma io glielo faccio fare comunque. Ciao! Ciao a tutte, tanto pure con loro organizzeremo dei video. Come stiamo no, pensando delle cosine. Salutiamo anche lei che è fantastica. Ciao ragazze, ciao a tutte. Lei è Caterpillar, fra sì, tutte e due sono fantastiche, devo imparare da loro. Ciao, ciao ragazze! Ciao! Grande Carmen! E niente, quindi la giornata è andata così, speriamo bene, poi vi aggiorno. Appena fatto il video nel video, voi l'avrete penso già visto, perché... Allora, sono tornata a casa, ho mangiato, mi sono un po' riposata, sto sempre morendo di caldo, sto con la serranda abbassata, e c'è sta luce accesa solo per fare il video, e il ventilatore, se no muoro. Si vede il ventilatore? Sì, eccolo. Comunque, volevo ringraziarvi di essere arrivati fino a qui nel video, spero che come vlog è venuto un po' meglio delle altre volte, un po' più ricco, un po' più pensato, scusate, devo prendere una cosa qua perché io sono rincoglionita con i nomi, però io voglio ringraziare, allora, grazie a Carmen che mi ha dato la possibilità di fare il video, e che si è fatta anche riprendere, grazie. E volevo ringraziare tutta la zona 604 perché mi sono state tanto vicino, e poi volevo ringraziare per il video Fabiana, l'Avon Leader, e l'altra Avon Leader Rossana, e se non mi ricordo male devo guardare il nome, scusatemi perché io sono una pipetta. Sono Rinco, sono una brutta persona, cioè io posso fare tutta la spiegazione della persona, cosa siamo detti eccetera, ma i nomi, io con i nomi sono una brutta persona. Allora, lei l'avete vista sempre nel video, e questa signora è sempre di zona nostra, fa l'Avon Leader, lei è stata in Avon da tantissimi anni, aveva smesso, ripreso, penso una cosa del genere, e io me la ricordo perché già 5-6 anni fa sicuramente a qualche riunione ci siamo viste. Domenica, grazie Domenica di esserti prestata per questo video, e come vi abbiamo detto stiamo organizzando qualcosa, spero che ci seguirete, e niente... Come al solito, spero che il video sia stato utile sia a voi clienti e soprattutto a voi presentatrici. Un bacione al prossimo video, al prossimo vlog e al prossimo chissà che cosa. Ciao!